8 febbraio 1888. Nasce il poeta Giuseppe Ungaretti, una delle più grandi voci del Novecento italiano. In uno dei versi composti al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, chiama fratello il proprio nemico. Affrontare il tema della comune umanità durante un atroce conflitto è un esempio della novità della sua poetica. Forme liriche e strutture metriche costituiscono, rispetto alla poesia precedente, un'autentica rivoluzione stilistica. Nato ad Alessandria d'Egitto, dai genitori emigrati dalla Toscana, poco dopo i 20 anni si trasferisce a Parigi, dove oltre a frequentare la più prestigiosa università europea, incontra grandi maestri come il filosofo Henri-Louis Bergson, il poeta Guillaume Apollinaire e il pittore Pablo Picasso. Richiamato alle armi quando l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale, combatte sul Carso come soldato semplice. Affidare alle parole il tentativo di comunicare il trauma di ciò che accade crea il miracolo di versi immortali, che oltre alla forma artistica costituiscono memoria storica. Una parola scavata è nella mia vita come un abisso. La forza evocativa porta con sé un pensiero che tenta di fermare la macchina inesorabile della guerra, per non abituarcisi mai. Aggrapparsi ad un verso d'una poesia può diventare un mezzo per inceppare il meccanismo. Nominato accademico d'Italia e docente per chiara fama di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Roma, pubblica ormai in età matura le raccolte La terra promessa e Il taccuino del vecchio, in cui manifesta disprezzo e scontento per i falsi valori della civiltà occidentale che si stanno affermando. Ormai anziano, torna a scrivere poesie d'amore, ispirato dalla passione per una giovane donna. Nel 1968, al traguardo degli 80 anni, viene festeggiato in Campidoglio alla presenza del presidente del Consiglio Aldo Moro. A rendergli onore con la laudatio i poeti Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo. Muore a Milano il 1 giugno 1970.